Ermanno, proviamo a confrontarci. No, no, ma non ti voglio, ti No, non mi ascolteremo, credo, per spalle, molto. A confrontarci. No, no, ma non ti voglio, ti no. No, non mi ascolteremo, credo, per spalle, molto. no. Il timore mio, e me ne assumo totalmente la responsabilità, è che il cancro sia diventato in questi decenni un affare insieme alle guerre. Facessero veramente una colonoscopia tutti gli italiani da 45-50 anni in poi, questa malattia, di cui è l'unica che conosciamo, i precursori tumorali, con un esame che renderebbe me, come continuo a dire, disoccupato, perché non ci sarebbe più la malattia, noi avremmo, si andrebbero ad asportare riforme ancora benigne e evitare la trasformazione in maligna ed evitare di ricorrere a quello che è il potere delle multinazionali. Guardate che io lo dico senza vergogna, ma queste persone ormai gestiscono il problema farmaco fregandosene che i morti non sono assolutamente diminuiti, anzi, perché il problema è che tutti sanno che la soluzione del cancro non sarà legata alla chemioterapia, bisognerà cambiare completamente il registro. Perché quindi dovete sapere che le multinazionali assoldano soprattutto la parte medica particolare che utilizza i loro farmaci, per cui li devono mandare in giro a fare da sponsor ai risultati spesso manipolati. Ci sono troppi progetti finalizzati al mantenimento di un posto di lavoro. Se questo è il gioco, me lo dite e non facciamo andare i famosi ricercatori sui tetti a piangere perché se si blocca la loro ricerca la gente muore. Il problema è che ricerca stai facendo. Manca il sistema di controllo per dire la ricerca è fondamentale, ma mi dovete dire dove state andando. Guardate che noi siamo salvi come generazione per due persone, Fleming che scopre la penicillina, perché tanti nostri genitori sono morti per una banale polmonite. E non l'ha fatto con i soldi della Big Pharma o dell'industria, l'ha fatto col cervello. E questi l'hanno fatto senza il famoso 455 che oggi dilaga approfittando di una generosità degli italiani che danno soldi e non si è mai capito dove vanno a finire, perché non c'è un resoconto. Vi dico un episodio, poi me ne vado e non mi vedrete più per tutta la vita. Allora, noi siamo chirurghi. Attenzione che in Italia c'è una nuova professione. Mi capita un bando di ricerca che mandano a tutti per ricercatori, riservato a ricercatori che sono biologi, virgola, scienziati. Mi sono chiesto e parlavo, non esiste la laurea in scienziologia, non esiste l'ordine degli scienziati. Mi dite come cavolo si fa ad essere soprannominati e denominati scienziati? Abbiamo creato una nuova professione che non è codificata da nessuna parte, che si chiama lo scienziato, dove devo dire che l'India è stata l'unica nazione che ha mandato a quel paese la Novartis, dove gli ha detto che il suo farmaco, il brevetto, se lo era scaduto, il brevetto in sanità è immorale perché è un bene dell'umanità. Grazie a Ermanno Leo.